Mimmo, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo alla cacciosteria e parliamo di formaggi. Ah, di sicuro. Una degustazione. Il piattino è ricco, c'ha un suo perché e c'è anche un suo percorso logico per mangiarlo, per assaggiarlo. Sì, in genere si parte sempre da un formaggio fresco con la tendenza all'acidulo, perché l'acidità attiva le papille gustative. E per non farmi sbagliare, me l'hai messo, diciamo, a mezzogiorno. Perfetto. E che formaggio è? Allora, il primo Chevrin è un formaggio fatto in Piemonte con latte di capra, un formaggio molto fresco con quella punta di acidità e non ha troppo lo stallatico dei caprini stagionali, quindi per cominciare va bene. E dopo poi abbiamo un pecorino al latte crudo, che è un formaggio pistoiese, quindi sono i primi latte crudo che abbiamo ricominciato a fare quest'anno, è interessante. Poi abbiamo un reblochon di fattoria, quindi fatti al latte crudo proprio dai pastori, quindi siamo nell'Alta Savoia. Poi abbiamo una pagliettina a tre latti che ho lasciato maturare un po' di più e quindi c'ha quella crosta già con un gusto un po' ossidato, diventa un formaggio già bello complesso. Poi abbiamo un parmigiano di 36 mesi, perché essendo zona di confine non potevamo non mettere un formaggio simile. E l'ultimo si chiama Prestige Bruges ed è un formaggio stagionatissimo che viene da Bruges in Belgio, perché come dico sempre al buono e al bello non c'è confine. Senti, qui siamo a Pavana, nell'Appennino Tosco-Emiliano, nella montagna pistoiese, ma i formaggi qui di zona, che formaggi sono? Sicuramente il più famoso è il pecorino al latte crudo della montagna pistoiese. Ci sono anche delle belle realtà, specialmente dalla parte che va verso l'Abetone, dove finalmente si è cominciato a fare anche dei formaggi di mucca interessanti per dare un po' di varietà. È logico che non abbiamo tantissime tipologie, però è anche vero che i disciplinari sono molto seri e secondo me sono tra i formaggi più buoni che ci siano. Senti, come prodotti stagionati c'è qualche formaggio? Lì si va al pecorino, sempre la montagna pistoiese, quando è stagionato bene, se no questi formaggi di mucca che si possono stagionare più o meno. Qui vicino abbiamo il nostro, una produzione di parmigiano che arriva anche a 36, in qualche forma anche 48 mesi, però ecco, rimanendo nel pistoiese, sono i pecorini stravecchi che si trovano però sempre più raramente. Ecco, qui alla cacciosteria abbiamo una selezione, una scelta di formaggi e salumi importante, però anche una bella cucina di livello. Sa, quello perché la nostra grande malattia, come dico sempre, è la materia prima, quindi modificare una buona materia prima diventa facile, anche se bisogna dire che Betta ha fatto degli enormi progressi, perché è una persona pignola che ama il suo lavoro e che sperimenta sempre un modo sempre più sano di proporre l'alimento. Ecco, e poi uno dei punti di forza sono i tuoi dolci, le tue innovazioni. È il mio modo scomposto di vedere i dolci, è un modo un po' diverso, alternativo, che mi permette anche tra l'altro di poter far conoscere determinati dolci a persone che magari hanno certi tipi di problemi. Senti, Monte Bianco, che forse è un dolce che ha anche origini pistoiesi legate alle castagne, io so che anche lì ci hai messo lo zampino, vero? Sì, infatti il mio si chiama Monte Casette perché è una montagnola qui dietro. Anche quella è una rivisitazione fatta del Monte Bianco, fatta con crema di castagne, cioccolata bianca e una pasta di biscotto al cioccolato. Cattivo non deve essere. No. Bene, io ti ringrazio per ora, Mimmo. Ciao, a presto, ci vediamo alla cacciosteria. Alla prossima, grazie.